Salve a tutti, ragazzi. Finalmente, dopo qualche settimana, riprendo con la serie. Adesso paghiamo un cristallo. Perché scusate se non ho più registrato altri episodi su Pokémon Cristallo. Perché ultimamente non è, avevo problemi di salute. Io che avevo la febbre, comunque. Quindi finalmente sono guarito. Qua faremo la puntata dedicata alla torre bruciata. Mi chiamo Eugenius. Sono sulle tracce di un Pokémon che si chiama Suicune. E tu sei Gold, piacere di conoscerti. Sentito dire che Suicune si trova in questa torre bruciata. Così sono venuto a vedere. Ma aspetta, ma Eugenius non era presente anche. Probabilmente Eugenius non era presente in Pokémon Oreagendo, credo. Presente solo in Cristallo. Capovolessa di Amanantone deve conoscere suoi leggendari, sì, Kunente e Joyride. Sono qui con Eugenius per controllare la torre con lui. Vedi. E di qua troviamo il nostro caro rivale. Sai che Pokémon si fa di sono qua. Cacchio, qua serve spaccaroccia per prendere quella Pokéball. Spero. In Art Gold e Soul Silver spaccaroccia viene considerato come MN. Che hanno cambiato in Art Gold e Soul, perché in Art Gold e Soul Silver spaccaroccia viene sostituito come MN. Mentre Flash in Art Gold e Soul Silver viene considerata. No, ho sostituito spaccaroccia con botti in testa perché ho cliccato per sbaglio. Ma porca troia, perché mente palla? Dai. Per sbaglio ho sostituito Spaccaroccia con botti in testa. Tanto che Pokémon selvaggi ci sono, ok, solo Rattata. E qua c'è il rivale, non so se ci sfiderà oppure no. Che cosa beve sbaglio? Eccolo lì, il nostro rivale. Ah, sei tu. Sto cercando alcuni Pokémon leggendari che pare che vivono qui. Ma non trovo nulla. Ma come? Dopo tutta la fatica per venire fin qui, è tutta colpa tua. E mi sfido. E ho fatto una gran cazzata a sostituire. Spaccaroccia con botti in testa, solo perché dovevo entrare, dovevo prendere quella Pokéball. Oddio, ci manca. In questa serie ci mancavamo solo gli Hunter suicida e siamo a posto. Ma non è mai. Sostituzione. Ok, qui lava. Mannaggia a me che ho sostituito botti in testa con spaccaroccia, ma perché. Cliccato per sbaglio poi. Che voleva sostituirlo magari spaccaroccia con video oppure. Non lo so. Parte che non so se è riacquistabile. È Pokémon Market Teodoro. Oddio, Croconaw. Credo che. Se avrebbero messo, perché dato che Marep è catturabile già dal percorso vicino ad Azalina, sarebbe stato utile con Croconaw. Ok.
Cioè, vedi un po' con la sfiga, non si colpisce neanche da solo. Ok. Oh, prova una ventenna. Ma non è che tentenna sempre, eh. Vabbè. Oh, e si colpisce da solo, dai. Non è più confuso. No, Zubattesa. Ok, come vedete qua ho fatto evolvere Togel di Togel. Tanto chissà se ne è altro con The Soul Silver, cioè dica la sua evoluzione finale in Togekiss. Oppure no. Tanto che Art God The Soul Silver, vabbè che è un remake di... della seconda generazione che però... remake della seconda generazione che poi ha i Pokémon fino al... la quarta generazione. Onix, mamma mia. Scusate per la cazzata che ho fatto, mannaggia. Ho sostituito Botti in testa con Spaccaroscia, mannaggia. Magari poteva tornarmi utile Botti in testa se trovavo altri alberi intorno qua. Anche se però non so se potrebbe essere utile anche in Art Gold e Soul Silver e Botti in testa. Ecco perché odio sfidare questi buoni a nulla. Non c'è alcun gusto. Ok, 1320. Abbiamo battuto di nuovo Silver. Sarebbe agente. Che importa? Tanto non potrei mai catturare un Pokémon leggendario. Scendiamo lì sotto. Ah, come hai fatto a cadere nel fosso? Sei proprio un genio. Ti sta bene. Mamma mia, proprio lo prendere a schiaffi a quello stronzo di Silver. Vi giuro. Ok. Leggendari sfuggenti tranne Suicune. Minchia. Coughing. Ok, lo catturo. E vaffanculo. Speravo tanto che resisteva. Ho l'impresa di ritrovare un altro po'. Per terra. Conosci così. Da addormentare. In teoria da addormentato potrebbe diventare più facile la cattura. Che usiamo la... ok, sta iniziando a diventare un po' un po' più difficile catturare i Pokémon, eh? nel corso dell'avventura cioè, si avvicina mentre spella il gas per la nodo, si può vedere il gas monster nel suo corpo. Coffee. Ok, ho fatto pure il verso di Coffee. Eugenius, ho scavato il buco e sai cosa ho visto? Ho visto un Suicune correre come un fulmine proprio davanti a me. L'ho cercato per 10 anni e finalmente ho potuto vederlo. Non ho parole. Ok, ho Gold, devo tutto questo a te. Grazie. Pare che i Pokémon leggendari di Amarantopoli mettono alla prova alcuni umani per farli avvicinare. Continuerò a seguire Suicune. Ok, Caponex, spero di rivederti. Arrivederci. Nasce un attacco e qua serve forza. Ok, saliamo. Ok, è lontano passato. Ok, credo che vabbè, potrebbe pure passare qua, dai. Finalmente. Dopo qualche settimana di stop, perché dato che purtroppo ho avuto la febbre, non ho potuto registrare niente. Ok, credo che al prossimo episodio sfideremo Angelo Capopalesso. Quindi da vostro Caponestro è tutto e ci becchiamo alla prossima.